Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gossip Glams. Nel video di oggi, no, non sono nel mio studio, sono da Play Music Store qui a Roma per provare quello che voglio, diciamo, perché sono in questo paradiso di batterie e quindi ho la possibilità di girare per il negozio, prendermi le batterie, portarmele qua, provarle e farvele sentire. Ovviamente questa è una cosa che potete fare tranquillamente anche voi qui da Play Music Store a Roma. Potete venire, provare le batterie, confrontare le batterie. Questa è la cosa che mi piace fare quando vengo qua, a prendere batterie magari di fasce simili e confrontarle per vedere quali vanno bene, quali non vanno bene, quali mi piacciono di più, quali mi piacciono di meno. Quello che ho deciso di confrontare oggi sono tre batterie di fascia abbastanza economica. Alcune, una soprattutto l'avete già vista sul canale ed è un po' la mia batteria, diciamo, economica tra virgolette preferita, nel senso quella che molto spesso consiglio. Altre sono invece batterie che sono arrivate in negozio, le ho viste e ho detto proviamole perché non le ho mai provate. Quindi per prima cosa voglio ringraziare Play Music Store di Roma per avermi permesso di fare questi video qui in negozio. Io sono preso benissimo per provare tutte queste tre batterie, quindi prima cosa mando la sigla, poi incominciamo a girare un po' per il negozio e troviamo le batterie che ci ispirano e che vogliamo provare assolutamente. Sigla! Allora, come potete vedere, in realtà qui io ho già dei piatti montati. Ho già montato un set di piatti 101 di Paiste, che sono dei piatti, secondo me, per quanto mi riguarda, sono stati un po' piatti rivelazione, perché ho provato, l'avevo già detto in un video, ho provato questi 101 tanti anni fa, 12-13 anni fa, erano dei piatti che assolutamente no, proprio la risposta era no assoluto. Li ho riprovati in un video e mi sono piaciuti molto, quindi ho deciso di mantenere questo set per tutte le tre batterie, i tre set di batteria che andrò a provare oggi. Alcuni set hanno già i loro piatti, devo dire che i piatti, ve lo dico già subito, i piatti di questi set non sono il massimo, quindi ho deciso di mettergli già un set. Ovviamente qui sotto in descrizione trovate tutti i link di questo set, tutti i link delle batterie che andrò a provare oggi. Quindi partiamo con la prima batteria, vado a prenderla, è proprio lì dietro. Perfetto, tutto a posto. Ah, questo mi sa che è sempre suo. Comunque suona. Prima batteria, eccola qua montata, la Premier Olympic. Questa è una batteria, è la batteria più economica che proverò oggi, perché oggi in realtà andrò su come fasce di prezzo, più o meno siamo sempre lì, ma vado sempre un po' più su. Questa è la batteria che costa meno ed ha più pezzi, perché abbiamo rullante, due tom e due timpani. Quindi la cosa interessante che un po' mi ha fatto scattare nel cervello quella cosa di dire aspetta che la provo, è il fatto di avere un pezzo in più. Quindi di solito abbiamo due tom, timpano, solito, standard. Qui abbiamo un timpano in più. Il suono, devo dire, per quanto riguarda rullante e tom, secondo me niente male, contando che le pelli che abbiamo sopra sono quelle di serie, quindi quelle di Premier. Vi faccio sentire. Per quanto riguarda la cassa, è un po' tanto pum pum, che è questo termine tecnico batteristico, che sta a significare che la cassa è un po' tanto pomposa. Sentite. Qui sono abbastanza certo che andando a mettergli una pelle da 22 pollici, perché la cassa è da 22, una pelle magari tipo una Power Stroke 3, quindi una pelle un po' più spessina, un po' più potente, secondo me sarebbe più secca, come il suono sarebbe molto più secco e mi garberebbe di più. Però comunque devo dire che alla fine fa il suo. We'll be right back.
Sicuramente un'ottima batteria per il prezzo, ovviamente ci andiamo sempre a relazionare in base al prezzo. Ottima batteria, mi piace molto il fatto che ci siano due timpani. Poi io sono abbastanza un amante, devo dire, dei due timpani. Ultimamente mi vedete sempre con due tom timpano, ma a me la cosa di due tom due timpani o un tom due timpani piace molto, quindi è un'aggiunta che si può fare nel momento in cui magari si compra una prima batteria o comunque una batteria economica, perché almeno si ha la possibilità di dire uso due tom due timpani, due tom e poi scelgo quale dei timpani, se il timpano da 14 o timpano da 16, quindi 10, 12, 14 o 10, 12, 16, e si possono fare un po' di sperimentazioni anche volendo, magari mettendo il timpano da questa parte. Quindi secondo me questa è una batteria promossa per il prezzo e per il suono. Cassa, se devo dire, quella che mi ha convinto meno tra tutto il set, ma appunto cambiando la pelle, secondo me diventa una cassa molto 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 interessante anche lei. Vi ricordo che sto microfonando la batteria non con un microfono ogni pezzo, come vedete non ci sono i microfoni sui tom eccetera, ma con microfono cassa, microfono durante e due panoramici, quindi il suono che si sente è proprio quello super vero, che più vero non si può, e devo dire che mi piace molto. Quindi adesso change, cambio batteria, questa non ve l'ho detto, ma ha anche i suoi piatti, quindi ha un Charleston e un Crash Ride di Premier, che non sono il massimo, quindi io preferisco sempre consigliare di prendere anche un set di piatti economico, ma che funzioni bene. Come vi ho detto, change, cambiamo batteria e andiamo a PDP Center Stage. Allora, batteria sempre nera, in realtà sembra nera un po' verso lo sparkle, un po' luminosina, non so se si veda a video, con un pezzo in meno, cioè batteria standard 10, 12, 16, rullante da 14, cassa da 22. Allora, ve la suono, è una batteria in pioppo, ve la suono e poi vi dico alcune cose di questa batteria. Allora, sarò molto sincero e schietto, sento questa batteria un po' più, tra virgolette, plasticosa rispetto alla batteria precedente, la Premier. I tom ancora ci possono stare. E soprattutto nel momento in cui andiamo poi a cambiargli le pelli, perché queste sono le pelli proprio sue, non hanno una marca, non hanno niente sopra, sono pelli completamente bianche, cioè trasparenti, ma senza nessuna scritta, quindi non sappiamo di chi siano. Quindi, tom, ancora, sinceramente cassa rullante non riesco a promuoverli. Cassa, anche lì, ha una pelle sua. Però non mi convince in pieno. Rullante, devo ammettere di aver fatto molta fatica ad accordarlo e non sono riuscito ad accordarlo nella maniera in cui avrei voluto. Più che altro la cosa che ho cercato di fare è stata di rendere molto più secche le ghost e non sono riuscito, neanche tirando tanto la cordiera, ho avuto proprio un pochettino di problemi. Così sono un po' più secche, ma sono ancora tanto pastose, che di solito mi piace, ma in questo momento stavo cercando un'altra cosa. Quindi, allora, questa batteria sinceramente suona alla fine, suona, ma contando che costa di più di quella precedente, ha meno pezzi e suona meno, io sinceramente la Premier la preferivo, non riesco a promuoverla. Quindi PDP per questo video per me non promossa, Premier assolutamente promossa. Adesso andiamo avanti con l'ultima,
che, come vi ho detto, è una delle mie preferite su questa fascia di prezzo. Quindi vediamo se la Premier riesce a competere con quella che vi farò vedere adesso, e cioè anche la cassa, cioè è proprio diversa. Mapex Mals in betulla. Ragazzi, questa è una delle mie batterie preferite per quanto riguarda la fascia, diciamo, economico, medio economico, tra le tre che ho provato oggi e quella che costa un filino di più, ma devo dire che già banalmente alla vista è quella che dà anche un po' di più, sia come colorazione, ovviamente, perché è in colorazione Dragon Wood, molto molto particolare, molto carina, che sinceramente non sembra una batteria economica, medio economica, quindi di fascia già un po' più alta, e anche come hardware proprio siamo un po' da un'altra parte. Quindi ve la faccio sentire, poi vi dico due cosine e poi tiriamo le fila, perché qui c'è un po' di roba da dire, secondo me, oggi su tutto questo video. Andiamo. Magari mettiamo la cordiera, così. Allora, come avete potuto sentire, mi è camminato un po' indietro rullante perché avevo montato l'asta non proprio benissimo. Adesso sembra essere andata a posto. Allora, il suono sicuramente è cambiato, sicuramente rispetto alla PDP di prima è cambiato di molto. Per quanto riguarda la cassa, tra le tre è la migliore di tutte, quella più potente. Qui abbiamo sicuramente una pelle migliore, perché è una pelle Remo, marchiata Mals, ma comunque una pelle Remo, e ha più spinte e più attacco. Abbiamo un rullante che ve lo faccio vedere, perché per quanto riguarda le batterie, appunto, di fascia un pochettino più bassa come prezzo, poche volte succede di vedere un rullante del genere, e cioè un rullante da 14 per 6 e mezzo. Quindi appunto un rullante un po' più basso, un bello bassoso, mi piace, e devo dire anche abbastanza versatile, perché può essere tirato, allora non riesco più a attaccare la cosa qua, può essere tirato tanto, come ho fatto. Poi, volendo, si potrebbe andare ancora più su, ma se vogliamo fare il panettone con questo rullante, lo possiamo fare tranquillamente. Per quanto riguarda i tom, molto semplici da accordare. Ho preso la batteria, ho fatto tic 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 tic, finito, e comunque il suono è sicuramente ottimo. Quindi devo dire, questa batteria con questi piatti, secondo me abbiamo questa batteria con questi piatti, risulta una batteria che comunque non ha un prezzo assurdo, ma riesce a dare un suono veramente molto 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 interessante. Quindi questa, l'ho detto che è in betulla? Sì, l'ho detto, quindi a posto. Volevo tirare un attimino le fila del discorso per tutte queste tre batterie. Allora, secondo me la cosa bella che ho potuto fare oggi, e che non posso fare molto spesso, anche se mi arrivano spesso delle batterie, studio, eccetera, ma il fatto di poter venire qui da Play Music Store a Roma, entrare in negozio, vedere le batterie che voglio e provare le batterie che voglio, soprattutto, mi permette di fare un confronto in tempo reale. Quindi io sono venuto qua, ho detto ok, voglio mettere alla fine a confronto la Mals che conosco già,
con alcune altre batterie. Quindi ho avuto la possibilità di dire Olympic Premier, una batteria sicuramente buona, secondo me molto buona. Come suono, per quanto mi riguarda, non arriva a quella della Mapex Mars, ma alla fine lì è una questione di scelta, perché io posso decidere se spendere qualcosa in meno e avere comunque un pezzo in più, perché la Premier aveva due tom e due timpani, magari avere un po' di suono in meno e spendere anche qualcosa in meno, oppure dire no, io assolutamente voglio una batteria più bella possibile da vedere e col suono migliore. Quindi anche lì avete la possibilità di fare questa cosa qua in negozio, di dire ok, questa è così, vediamo se ce n'è un'altra che ha quelle caratteristiche che voglio e magari a un prezzo più basso, un prezzo diverso, eccetera. Quindi avete appunto la possibilità di fare tutte le vostre valutazioni sul momento, quindi pigliate, provate, pigliate un'altra, provate. Per quanto riguarda la PDP, anche in questo caso ho capito qui in negozio che non è la batteria che piace a me, quindi se devo fare una classifica metto comunque la Mapex al primo posto, la Premier al secondo posto, che appunto contando il prezzo, contando il numero di pezzi eccetera è al secondo posto, ma siamo lì lì comunque. E poi al terzo posto PDP, perché non mi sento completamente di, anzi non mi sento proprio di consigliarvela, contando che avete queste altre due possibilità. Quindi con questo ragazzi, qui sotto in descrizione mi raccomando fatemi sapere qual è la vostra batteria preferita tra queste tre e soprattutto su questa fascia di prezzo, quindi medio economico, qual è la batteria migliore secondo voi. Io voglio ringraziare tantissimo ancora Play Music Store qui a Roma per avermi permesso di girare all'interno dello studio, provare quello che voglio, montare le telecamere, montare i microfoni, tutto quanto. Ringrazio anche Lorenzo per avermi dato una mano. Lorenzo lavora qui da Play Music Store a Roma, venitelo a salutare mi raccomando quando venite qua, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.